Serpeggia un po' di malumore tra i commercianti del centro storico dopo l'incontro di ieri con il vice sindaco Daniele su questione parcheggi, Piazza Duomo, Via Verdi, cantieri. Su Via Verdi in particolare ci sono molti problemi perché i lavori non partiranno il 1 marzo come da cronoprogramma, mettendo a rischio 14 attività. Non si partirà perché il TSA avrebbe chiesto l'accesso al ridotto, ma per i commercianti si possono fare entrambe le cose. È stato cantierato Piazza del Teatro in ottobre, mi sembra, perché fondi PNRR... Se non si fa prima fattura entro il 31-12 si perdono i fondi. Quindi di concerto con l'impresa è stato aperto il cantiere in Piazza del Teatro, che è fermo da novembre. Diciamo che per una mia premura ho chiamato il RUP 20 giorni fa per chiedere come dovevamo organizzarci anche per noi, la logistica e tutto il resto. E mi è stato detto che no, in realtà non sarebbero partiti i lavori perché il TSA... ha richiesto l'ingresso al ridotto per la stagione teatrale ieri, con l'ultimo incontro avuto con la nostra amministrazione, non ci è stata data data d'inizio. Ora io credo che questa sia una cosa di una gravità sconvolgente, perché ci sono 14 attività commerciali, che non so proprio poche, che hanno pianificato in base a quello che l'amministrazione ha detto. Le richieste che hanno fatto i commercianti sono contenute in un pacchetto. Si chiede di ripristinare i parcheggi a pagamento, di togliere quelli per i residenti e metterli con abbonamenti o fasce orarie, parcheggi di carico e scarico, riqualificazione del terminal di Colle Maggio con navetta da lunedì alla domenica dalle 8 alle 21, un piano pullman da revisionare, non ci sono capolinea in centro, l'uso del parcheggio di scambio del tribunale per portare le persone in centro con la navetta, regole per cantieri e aziende, sistemazione di via 20 settembre e della strada che porta a Borgo Rivera, istituzione della consulta commercianti e nessuna ZTL o isola pedonale prima della realizzazione dei parcheggi di scambio. Anche la portavoce dei commercianti di Via Patini e Via Roio si è detta molto preoccupata per la situazione. Gli incassi sono sempre meno. Il vice sindaco ha assicurato che seguirà personalmente la vicenda di Via Roio, ma anche per la piazza ci sono ancora punti oscuri. Per quanto riguarda la piazza, ha detto che per 3 mesi non si è riusciti a contattare il titolare dell'azienda. Pare che sia una SPA, vedo che insomma una SPA avrà degli uffici, avrà chi di competenza, oltre al titolare che purtroppo non era presente. In questo momento in piazza la situazione è quella che vedete tutti quanti, è sotto gli occhi di tutti. Inizieranno i lavori della Piazza Alta fino sotto a Corso Federico II il 19 di aprile, quindi praticamente ci giochiamo l'estate.